Perché questo incontro con i nostri rappresentanti, con i nostri assessori regionali, con i nostri governanti regionali? Perché si inaugura, dopo il lungo e buio periodo Crocetta, si inaugura una nuova stagione del governo della regione e della politica che lo sostiene. Il rapporto diretto, il dover dar conto, il dar conto alla gente di ciò che si è detto e di ciò che man mano si va realizzando, perché eravamo stati abituati da troppo tempo a essere esclusi da qualunque circuito regionale e nazionale di crescita. Questo Forza Italia aveva promesso già alle regionali, questo ribadiamo sempre, la nostra azione è sempre solo a vantaggio del territorio che intendiamo rappresentare. E siccome il territorio che intendiamo rappresentare ci chiede davvero di eliminare la disoccupazione giovanile, di ridare ossigeno alla nostra piccola e media impresa, di dare sviluppo e capacità di rappresentanza alle governance dei territori, caro assessore agli enti locali Bernadette Grasso, stasera ti chiediamo parole chiare su quello che è il ruolo e cosa faranno le ex province regionali, così come chiederemo a Marco Falcone parole chiare sulla Ragusa Catania, sulla Siracusa Gela e sull'aeroporto di Comiso, così come al nostro assessore all'agricoltura come ha modificato quei bandi assolutamente nefasti per la nostra fascia trasformata, per la nostra attività agricola. Ed è per questo che oggi sono particolarmente contento, perché quella di qui dentro è il popolo di centrodestra, è il popolo di chi si è affidato alle regionali e ha vinto con il governo Musumeci, ha vinto le scorse elezioni, ma che vuole continuare a completare quella filiera di attenzioni e di capacità di decisione sui territori a livello nazionale e nella prossima primavera anche a livello locale, con le importanti elezioni comunali che si svolgeranno. Ed è per questo che dobbiamo mantenere forte, alta la tensione. Qui stasera, cari amici, ho il piacere di avere, io pregherei anche di volere salutare la platea, persone che magari non sono di Forza Italia, non sono iscritte a Forza Italia, ma che in questa occasione, in questa competizione elettorale guardano al nostro programma, guardano alla nostra iniziativa politica, volendo, credo, ma io voglio che lo dicano loro se vogliono, se desiderano, sostenere la battaglia, l'idea e quindi la campagna elettorale e il voto per Forza Italia. E quindi vorrei cominciare stasera, si fa l'applauso quando c'è così, ora ci dobbiamo chiarire una cosa, subito, non è che perché siamo i moderati dobbiamo essere per forza composti eccetera, a noi rischiamo di farci fregare dai grillini, tanto per parlare chiaro, per via di questo nostro atteggiamento calmo, quasi perbenistico. Guardate che ci stanno fregando il futuro, guardate che se non avessimo vinto le regionali avremmo avuto possibilmente alla regione un cancellieri che andando a Roma non è che otteneva quello che ha ottenuto Musumeci, ad esempio sul piano delle acque, della gestione dell'acqua e della gestione dei rifiuti, perché la politica amministrativa si fa anche attraverso il prestigio personale e la capacità di rappresentare. Il qualunquismo e il nientismo pentastellato non porta da nessuna parte e lo paghiamo sulla nostra pelle, per cui questo, ma io desidero che stasera qui da Ragusa, prima di iniziare alle nostre argomentazioni politiche, noi dobbiamo riservare l'applauso più forte di cui siamo capaci ai due vertici istituzionali della nostra Sicilia, a Nello Musumeci e Gianfranco Miccichè, i quali stanno affrontando con difficoltà enormi, cercando di riportare in sesto
il deserto che c'era stato lasciato. E vedete, già in pochi mesi l'azione si comincia a vedere, sono cambiati anche i metodi. Ma come vi dicevo, ha deciso di essere qui con noi stasera, e ringrazio per la presenza Sonia Migliore, che rappresenta a Ragusa il laboratorio 2.0, una presenza importante per la nostra città, che pregherei di intervenire. Grazie Giovanni, grazie a tutti, vi saluto in maniera calorosa. Io ho raccolto l'invito a essere qui presente perché vorrei portare i saluti, se mi date 3 secondi, di tutti i movimenti civici che rappresento, quindi del laboratorio 2.0, di Chiama la città, Cambiamo la ora, Progresso il futuro, Ragusa in movimento, Ricostruire Ragusa. Ovviamente quella di stasera, quella di oggi è un'altra partita che va al di là delle elezioni amministrative che ci vedranno prossimamente impegnati. È vero che il laboratorio e i movimenti civici sono un'espressione civica, ma sono nati in un momento di difficoltà dei partiti e abbiamo condotto le nostre battaglie per 4 anni e mezzo. Giovanni citava il grillismo, io sono l'antigrillismo fattasi persona, e lo abbiamo combattuto in maniera importante per 4 anni e mezzo. Noi ci sentiamo parte attiva, pur non essendo partiti, di questa coalizione, perché per primi ci siamo schierati a favore del governo Musumeci. Io sono una grande pentita di Crocetta, perdonatemi, e quindi la scelta consapevole e ragionata di questo governo chiaramente era una partita che si giocava fra il centrodestra e il Movimento 5 Stelle. Abbiamo, come dire, evitato la iattura del Movimento 5 Stelle, e così, amici, vi invito ad evitare anche questa volta questa iattura. Noi siamo testimoni di cos'è il Movimento 5 Stelle al governo di una città. Non riusciamo a immaginare cosa sarebbe stata la Sicilia in mano al Movimento 5 Stelle, e non riusciamo a immaginare un'Italia in mano a Di Maio, che ha difficoltà a leggere le email. Vi prego, è una cosa importantissima questa partita. Andiamo. E poi chiudo e vi saluto tutti, puntiamo anche sulla nostra territorialità. Non facciamo in modo di perdere i nostri rappresentanti, perché la partita del collegio uninominale, per esempio, è una partita all'ultimo voto, è una partita al voto, un voto in più e il collegio viene assegnato al Movimento 5 Stelle. Quindi sappiate che è una cosa importantissima. Rischiamo di perdere anche la rappresentanza nazionale in provincia di Ragusa, a Ragusa in particolare con il senatore Mauro, ed è questo il motivo per cui noi stiamo facendo la nostra parte per sostenere questa coalizione, per sostenere Forza Italia, perché credo che non ci sia alternativa in questo momento. In bocca al lupo a tutti. Grazie Sonia, e qui con noi il responsabile provinciale dell'Udicino e per l'Italia, l'onorevole Carmelo Incardona, che pregherei di intervenire. Grazie Giovanni, io solo per un saluto, intanto mi scuso per il ritardo, e porgo a tutti voi e ai tanti amici che sono qui oggi presenti un caro saluto da parte dell'UDC. Noi non saremo purtroppo in questo collegio nella scheda elettorale, però questo non significa nulla, perché c'è stato un errore nella presentazione, perché al momento della presentazione della lista l'apparentamento col candidato dell'uninominale non risultò poi quello che alla fine la nostra Valeria poi fu candidata, invece ci fu forse il momento
in cui c'era un altro candidato. Siamo però impegnati, siamo impegnati in questa battaglia perché noi ci crediamo, crediamo che noi possiamo dare un contributo, il contributo forse decisivo per superare, come dicevo poco fa, all'ultimo voto gli avversari che sono i 5 Stelle. Quindi l'UDC c'è, l'UDC ci sarà, e l'UDC, diciamo, per quello che può rappresentare in questo contesto e in questa provincia dopo le vicissitudini che ha vissuto, comunque darà il proprio contributo. Quindi grazie a tutti, un caro saluto, la battaglia è dura ma ce la faremo. Grazie a Carmelo Cardona. Abbiamo pure Rino Piscitello dell'Unione dei Siciliani, prego, e sarà con noi anche l'Unione dei Siciliani. Consiglio agli oratori di parlare più vicino al microfono perché pare che sia il massimo della... Io dovrei avere un vocione un po' più, diciamo, quindi spero di essere. Allora, io sono il coordinatore dell'Unione dei Siciliani, che è il movimento presieduto da Gaetano Armao, che è il vicepresidente della regione. Noi abbiamo costruito questo movimento sicilianista perché siamo convinti che in Sicilia occorre un movimento politico che difenda esclusivamente i diritti dei siciliani, sia alle ultime regionali per il modello delle leggi elettorali, sia a queste elezioni politiche. Sosteniamo convintamente il centrodestra e sosteniamo convintamente Forza Italia, per una ragione molto semplice. Ormai da parecchio tempo la forza politica che è diventata, che difende di più l'autonomia e lo statuto tra le forze politiche nazionali, è Forza Italia. Noi per questo facciamo la scelta diretta di voto e anche di intesa politica. Noi nasciamo per difendere lo statuto della regione siciliana, che se fosse applicato ci farebbe essere la regione più ricca d'Italia. Se lo statuto fosse davvero applicato, noi saremmo la regione più ricca d'Italia. Lo statuto è in qualche modo il riconoscimento che la Sicilia non è uguale alle altre regioni. La Sicilia ha una storia, tradizioni, cultura differenti, e ha bisogno che queste siano riconosciute anche geograficamente. Diciamo, non è difficile comprendere che siamo una delle più grandi isole che ci sono, e che non esiste isola grande quanto la Sicilia che non sia o uno Stato o non abbia un'autonomia fortemente riconosciuta. Con lo statuto applicato noi possiamo uscire dalla situazione di sottosviluppo che hanno determinato, perché è vero che noi abbiamo avuto tanti difetti, ma le condizioni di sottosviluppo sono state determinate dall'avere scelto di investire solo nel nord del paese, avere creato le infrastrutture nel nord del paese e avere lasciato la Sicilia solo ed esclusivamente con un modello assistenziale. Io, e chiudo subito perché è giusto che io... Un'idea sola volevo darvi. Quando qualche giorno fa abbiamo letto che una bambina che nasce nel 2016, perché il riferimento era al 2016, in Sicilia vivrà 3 anni di meno di una bambina nata nelle regioni del nord. Basta questo per capire che abbiamo bisogno davvero di una svolta, abbiamo bisogno che le nostre tasse restino in Sicilia, abbiamo bisogno di imprimere una svolta vera e di dire siamo siciliani, siamo orgogliosi di esserlo. Badate, queste elezioni determinano anche questo, perché se vanno a governare quelli che non hanno la più pallida idea di che cosa vuol dire governare, quelli che pensano che puoi prendere uno dalla strada e il giorno dopo farlo ministro, se andranno a governare questi non pagheranno i territori più sviluppati del paese, pagheranno sempre ancora di più i territori meno sviluppati. Per questo è importante che all'uninominale e al plurinominale vincano i candidati del centrodestra, per dare davvero una maggioranza al centrodestra, ed è importante che dentro il centrodestra
prevalga Forza Italia. Grazie a tutti. Grazie a Rino Vicinello, mai è sufficiente, ripetere non si sa mai. Bene, intanto facciamo un applauso, è arrivato l'assessore ai lavori pubblici e alle infrastrutture, Marco Falcone, che sta facendo intanto lo sentirà da là. E intanto ci ha raggiunto, anche se impegnato al telefono, il nostro deputato regionale e presidente della Commissione di Sviluppo Economico, Orazio Ragusa. Bene, Forza Italia in questa campagna elettorale tende davvero, anche in vista di ciò che succederà nelle prossime amministrative, di essere il partito che favorisce il più possibile l'unità del centrodestra. Lo ha ripetuto il nostro leader nazionale Silvio Berlusconi, lo ripetiamo dappertutto dove abbiamo voce per poterlo dire finché abbiamo fiato. Noi del centrodestra vinciamo solo se siamo uniti e compatti. Noi vinciamo solo se facciamo intendere alla gente che tra di noi non c'è problema di poltrone o leadership, c'è problema di portare avanti i nostri programmi. Ed è per questo che sono contento di avere qui la totalità del gruppo Insieme al Consiglio Comunale di Ragusa, e pregherei Maurizio Tumino, che è capogruppo al Comune, di darci il suo saluto. In attesa di avere un sindaco di Ragusa che, quando ci sono le manifestazioni di centrodestra, viene a salutare i parlamentari e tutte le personalità che ci vengono a salutare. Grazie. Maurizio, grazie a te Giovanni, grazie per l'invito formulatumi, e devo dirti che sono davvero felice di partecipare. Una presenza così massiccia di oggi dà testimonianza ed è segno che Ragusa vuole davvero cambiare, perché lo dicevi tu caro Giovanni, i grillini forse ci hanno rubato il presente, noi abbiamo l'obbligo di riprenderci il futuro. Io mi sono candidato a sindaco con questo spirito, per riunire i moderati che sono maggioranza in questa città. E allora ti dico che oggi è possibile fare solo se diamo fiducia alla gente che è capace di fare. Noi in campagna elettorale per le regionali abbiamo sostenuto con orgoglio Giorgio Assenza, gli abbiamo tributato un consenso largo e pieno, il risultato è il primo degli eletti, e insieme al presidente Musumeci si sta davvero adoperando per cambiare la Sicilia. Io mi auguro che questa classe dirigente seduta al tavolo faccia altrettanto a Roma, abbiamo bisogno anche di voi, per cui noi siamo con voi. È stato citato Giorgio Assenza, e allora il presidente dei nostri deputati quest'ora, Giorgio Assenza. Buonasera a tutti, grazie al senatore Mauro per avermi voluto in questa manifestazione che è di Forza Italia ma è anche del centrodestra, e la presenza anche della collega avvocato Zorzi, che è candidata all'Unione Nominale, che appartiene a un partito diverso rispetto a Forza Italia ma che fa parte con convinzione di questa coalizione che si accinge, io ne sono sicuro, a vincere le prossime elezioni nazionali, lo testimonia. E dicevano bene coloro che sono intervenuti prima di me, la forza del centrodestra è che si presenta a queste elezioni in maniera assolutamente compatta, al di là dei distinguo che però in una competizione che è maggioritaria da un lato, proporzionale dall'altro, ci stanno, perché ogni sigla cerca di attrarre su di sé quanti più consensi possibile. Però il programma è unico, il programma è sottoscritto da tutti, i principi fondamentali di questo programma sono ben noti, e quindi è inutile che gli avversari, e soprattutto i 5 Stelle, perché diciamolo francamente, anche in questa occasione, come si avvertiva durante la competizione e la campagna elettorale per le regionali, anche in questa occasione dicevo, il PD non è in campo.
di questo possiamo stare tranquilli, girando dappertutto lo si avverte. Fortunatamente questo pericolo non è veramente reale. Vi è un pericolo reale invece, è quello dell'antipolitica, della disperazione, e più siamo in zone dove il malessere la fa da padrone, più purtroppo i 5 Stelle costituiscono un pericolo, ma non perché qualcuno pensa seriamente che possano costituire una svolta o un'alternativa valida per il governo dell'Italia, no, ma perché la rabbia porta a dire: siamo in queste condizioni, dobbiamo punire esattamente la politica considerata nel suo complesso, come se di tutti i mali fosse responsabile una politica che certo in alcuni versi non ha brillato, in molti campi ha ampiamente deluso. Una legge elettorale poi che io ho definito assolutamente peggiore delle precedenti, cioè a confronto di questa legge elettorale il Porcellum era da paragonare a un codice giustinianeo, perché veramente un obbrobrio come questo era difficile solo pensarlo. Purtuttavia ci troviamo a votare con questa legge, dobbiamo fare di necessità virtù, e allora dobbiamo sconfiggere da un lato la rassegnazione di coloro che dicono tanto non cambia niente, non ha senso andare a votare, dall'altro la disperazione che porta a premiare delle compagini tipo il Movimento 5 Stelle che, dove sono andate al governo, hanno dato pessima prova di sé, e Ragusa è una delle città che purtroppo ha subito il governo del Movimento 5 Stelle. Abbiamo fugato il pericolo di consegnare la regione Sicilia al Movimento 5 Stelle, cerchiamo veramente, mobilitandoci tutti in quest'ultima settimana, di fugare per sempre il pericolo di consegnare la nostra Italia, la nazione, a un governo che sarebbe assolutamente sconsiderato, oltre che, credetemi, non hanno nulla da insegnare neppure dal punto di vista della moralità, di cui vanno giangiando a piene mani senza che corrisponda alla realtà. Noi le vediamo quotidianamente alla regione, sono stati i primi a sfruttare quella possibilità di assumere i DSEI, e qui gli amici lo sanno meglio di me, comportando un aggravio di spesa per la regione solo per il loro gruppo di oltre un milione l'anno, fanno quella pantomima dei parziali rimborsi delle indennità, salvo poi moltiplicare i rimborsi spese compiandoli ad arte, quindi anche da questo punto di vista non hanno nulla da insegnare agli altri. Ma io sono grato a Giovanni Mauro perché mi permette stasera di essere qui a fianco, oltre che con l'onorevole Prestigiacomo, le candidate al Senato e alla Camera, la dottoressa Mutti e l'avvocato Zorzi, con tre grandi amici, perché con Marco Falcone, con Bernadette Grasso e con Edi Bandiera, che spero che arrivi, che a minuti veramente negli anni della precedente legislatura, sempre coerentemente tutti dallo stesso lato dove ci avevano mandato gli elettori, noi siamo rimasti, ossia all'opposizione di quel governo famigerato che corrispondeva al governo Crocetta, ed è nato un rapporto che io veramente ritengo quasi fraterno, bellissimo, di stima reciproca, che continua ora, vedendoli al governo a ricoprire cariche importantissime, e vi devo dire che si stanno impegnando in maniera encomiabile, non c'è domenica, non c'è festività, sono al lavoro giorno per giorno, se tu li chiami ti rispondono immediatamente, qualunque problema lo affrontano senza tirarsi indietro, non hanno paura del confronto con gli elettori, veramente siamo in buone mani, in ottime mani direi, e quindi nonostante le difficoltà dei disastri trovati, la Sicilia può cominciare a guardare con maggiore fiducia al futuro. A maggior ragione non possiamo rischiare di consegnare l'Italia, ripeto, a coloro che attuerebbero il disastro irreversibile. Quindi buona fortuna ai candidati, in bocca al lupo, sia per il proporzionale sia
per, soprattutto per il maggioritario. Il nostro collegio è uno di quelli considerati più a rischio, però l'altra volta con Gianfranco Michichè, col quale abbiamo fortunatamente recuperato un rapporto anche personale di assoluta correttezza e stima, mi spiegava diagrammi alla mano, incrociando i vari rilevamenti, che in Sicilia per lui non c'è partita, tutti i collegi dell'uninominale saranno appannaggio del centrodestra. E in alcune cose non è bravissimo Gianfranco, ma in questo è bravissimo, io ce l'ho portato anche io. Quindi grazie. Grazie a Giorgio Assenza, grazie per quello che potrà fare a sostegno anche nel plurinominale. Grazie tantissimo. Io devo dire, certo, Marco Falcone garantisce un pedinamento a uomo di Giorgio Assenza. Ma sì, ma perché quello di Giorgio Assenza sarebbe un voto di qualità, noi ci sentiremmo di peso soprattutto. Benissimo. Io ho incarico di darvi il saluto perché vi ho pregato di intervenire, però devo dirvi che intanto, come vedrete anche dall'interprete che si sta molto dando da fare, abbiamo qui l'associazione dei sordomuti che sono qua tra di noi e noi a loro vogliamo bene, salutiamoli così e bene, grazie per essere tra di noi e per il fatto che ci seguite sempre. E poi abbiamo Giulia Santodonato e Laura Giampiccolo, che sono le responsabili provinciali del movimento animalista della nostra amica Michela Brambilla. Ecco, ora Costine e Stefania, che gli amici sordomuti si salutano così, gli amici animalisti, bau bau, vero? Si fa bau bau? Bau bau agli amici animalisti, bene, grazie. Io qua sto facendo il presentatore. Il padrone di casa per Forza Italia stasera lo fa Orazio Ragusa, il nostro deputato. Prego. Buonasera a tutti. No, dico, sono felice di vedervi e incontrarvi. E mi viene spontaneo chiedervi come state. Bene, vero? Sì, perché in questa famiglia del centrodestra si sta veramente bene. Volevo ringraziare Giovanni per questa serata splendida che ha organizzato, volevo ringraziare questo tavolo importante, l'assessore Marco Falcone, l'assessore Zorzi, Benedetta Grasso, assessore bravissima, il ministro Prestigiacomo, dottoressa Muti e Giorgio. Perché li ringrazio per essere qui? Ma perché stasera c'è una dimostrazione lampante. Quando il centrodestra chiama, siamo tutti qui pronti a fare squadra per cercare di raggiungere l'obiettivo finale, che è quello della vittoria di questa campagna elettorale che ci vede impegnati da qui al 4 di marzo. È importante perché avere una squadra compatta, una squadra unita, fa la differenza oggi in Italia, perché c'è una sinistra disarticolata, una sinistra che non sa più dove andare. E obiettivamente devo dirvi che dall'altra parte c'è questo movimento di 5 Stelle e che mi pare quasi improbabile che possa andare a governare l'Italia un giovane talento che andava a prendere il pallone al San Paolo di Napoli, che avrebbe anche la presunzione di guidare la nostra nazione. Ecco, questa è una cosa improbabile, impossibile, non possiamo permettere che ciò accada, per cui ancora oggi il centrodestra rappresenta una grande opportunità per i territori, per la gente che veramente ama la nostra nazione, per la gente moderata che vuole un'Italia che la vede rinascere da queste cenere che sono stati i governi di centro-sinistra, che sono stati veramente governi che non avevano ragione di esistere in quest'Italia. Per cui noi vi chiediamo di aiutarci in questa splendida esperienza votando Forza Italia. E devo dirvi che ieri sera Berlusconi, l'ho visto a Rete 4, una cosa stupenda, un fiume in piena, una persona meravigliosa che in questi anni e che io apprezzo e che ho sempre ammirato, perché ci ha liberato veramente dai comunisti. Pensate un po', se non fosse nata Forza Italia cosa sarebbe l'Italia di oggi. Quindi grazie Berlusconi, grazie di esistere, grazie che ancora ci sei e grazie a questo patrimonio. Io per patrimonio intendo dire il territorio,
tanti talenti che hanno tanto speso in questa nostra provincia, che hanno avuto un passato, un presente e che devono avere anche un futuro, perché possono rappresentarci al meglio a Roma, perché il collegamento è eccezionale, splendido quale potrebbe essere. Bene a Palermo, bene a Roma, la filiera deve funzionare, perché quando Marco Falcone andrà a Roma a perorare la causa della Siracusa Gela, deve trovare un sottosegretario, un ministro che gli dica va bene, andiamo avanti con questa autostrada, perché la provincia di Ragusa ha bisogno di questa infrastruttura. E quando andrai a Roma a chiedere la Ragusa Catania, che mi sembra il gioco delle tre carte, o dicendo ma non c'è caro Marco, noi ti chiediamo di impegnarti, perché abbiamo bisogno di questa grande infrastruttura, e l'aeroporto di Comiso va difeso, perché è una infrastruttura che serve non alla provincia di Ragusa, ma che serve alla Sicilia, e che la provincia di Ragusa, in quanto provincia laboriosa, onesta e per bene, e che paghiamo le tasse, meritiamo di avere infrastrutture importanti che ci permetteranno di fare il salto di qualità. E quando io dico Bernadette Grasso assessore, assisti bene gli enti locali, perché in questi anni sono stati abbandonati, tantissimi comuni sono in crisi e noi abbiamo il dovere morale di salvaguardare i nostri comuni siciliani. E alla Prestigiacomo che va ringraziato, lo sapete perché? Perché quando era ministro ci ha assegnato dei fondi che hanno salvato le nostre spiagge, per cui cara ministro grazie per quello che hai fatto nel passato, grazie perché ti sei ricordata della nostra provincia. La dottoressa Muti non ha bisogno di presentazioni, è stata sovrintendente a Ragusa, conosce la nostra storia, la nostra cultura, è una donna importante, per cui io penso e ritengo che anche grazie a Giorgio Assenza, alla sua presenza di uomo di legge, questa squadra sia completa. Viva Ragusa, viva Forza Italia, bocca al lupo. Grazie Orazio, intanto è arrivato il nostro assessore regionale all'agricoltura e di bandiera. Bene, io intanto vorrei fare una cosa, siccome siamo in ripresa diretta, stiamo registrando tutta la manifestazione che arriva nelle case dei ragusani, di tutte le emittenti, perché mettiamo in rete questa trasmissione, intanto salutiamo tutti i ragusani e preghiamoli di alzarsi domenica, di andare a votare, perché è importante. Bene, do la parola all'assessore regionale agli enti locali, Bernadette Grasso. Ora cominciamo con l'attesa, Bernadette. Il presidente Musumeci mi prende in giro ogni volta, dice tu devi camminare con un banchetto dietro, ora mi sto attrezzando. L'onorevole Prestigiacomo è seduta, quindi non ho problemi, mi posso tranquillamente parlare da qui. Buonasera a tutti, intanto grazie, io ringrazio Gianni Mauro per l'invito, e quando Forza Italia chiama, il partito chiama, noi siamo tutti presenti, e questo è un appuntamento importante che ci carica anche di una forte responsabilità, ma non credo solo a noi che ricopriamo cariche istituzionali, ma a tutti i sostenitori di Forza Italia. Quindi prima di entrare nel dettaglio, anche per raccontarvi la mia breve esperienza ancora iniziale del governo, il mio invito, e l'invito è, saluto anch'io tutti i ragusani che in questo momento ci guardano, è importante andare a votare, ed è importante andare a votare Forza Italia. Forza Italia è il partito della coalizione che è il partito più grande della coalizione e diciamo anche il più moderato, e quindi credo che possa all'interno della coalizione rappresentare quel lago della bilancia che serve per portare avanti e per realizzare quello che il presidente Berlusconi ha sostenuto e sostiene. Quindi una coalizione di centrodestra che deve essere vincente, sta a noi oggi, a tutti noi, per guardare avanti e guardare al futuro di questa terra, e guardando al futuro di questa terra non possiamo che esprimere giorno 4 marzo solo con una croce segnare Forza Italia.
Perché dico questo? Perché è importante in questo momento, più di ogni altra epoca storica, in questo momento così importante per la Sicilia, che finalmente ha avuto la forza e anche la capacità di mettere insieme tutte le anime del centrodestra e quindi di avere un governo di centrodestra, dare continuità al voto del 4 novembre e consentire al governo regionale di lavorare in sinergia con un governo nazionale che possa dare ascolto e che possa comprendere meglio quali sono le ragioni che portiamo avanti, ma che sono quelle ragioni che servono a favorire la crescita della nostra Sicilia. Io sono assessore alle autonomie locali e alla funzione pubblica. Parliamo di autonomie locali. Abbiamo trovato una Sicilia veramente ridotta ai minimi termini. Abbiamo una classe dirigente, una burocrazia demotivata. Ma ancora peggio abbiamo trovato, e io ogni giorno mi confronto con tutti i sindaci della Sicilia, guarda cara Stefania, molti comuni da qui a dicembre del 2018 andranno in dissesto, e ancora peggio gli enti intermedi, i liberi consorzi, caro Marco, Giorgio, noi eravamo lì e abbiamo con fatica, Forza Italia, cercando proprio con tutte le nostre forze, cioè siamo usciti dall'aula dicendo state facendo un sacrilegio, state con l'approvazione della legge che aboliva, con quella maledetta legge che ha abolito le province, che poi le abolite formalmente, perché di fatto le province sono rimaste lì e voi sapete, e poi lì per i consorzi, ma i dipendenti ci sono, e i servizi le province le devono essere resi. Parliamo della disabilità, parliamo della manutenzione delle strade, parliamo dell'assistenza ai disabili, mancano le risorse, ma le funzioni sono rimaste. Di fatto hanno con quella legge consentito allo Stato di non trasferire più le risorse che invece tutte le altre province, perché nel resto d'Italia ci sono, hanno. Quindi la Sicilia è l'unica regione ad essere uscita dai finanziamenti nazionali. Tutto questo è stato ancorché favorito dall'accordo che Crocetta ha sottoscritto con lo Stato, laddove ha detto ci penserà la regione siciliana a trasferire con fondi del proprio bilancio le risorse ai liberi consorzi e alle città metropolitane. Assolutamente insufficiente le risorse che il bilancio regionale riesce a trasferire per il mantenimento delle funzioni. Quindi questi enti oggi sono rimasti nel buio, cioè con una incertezza totale. Qual è, mi diceva poc'anzi l'onorevole Mauro, il nostro l'obiettivo è quello che le dichiarazioni programmatiche che il presidente Musumeci ha, cioè ciò che ha affermato il presidente Musumeci durante proprio nelle dichiarazioni programmatiche del governo. Le province le vogliamo rimettere in piedi, ma non per un capriccio, perché sono degli enti intermedi previsti dall'ordinamento dello Stato e sono enti intermedi importanti ed essenziali, perché rappresentano un raccordo nella programmazione di servizi, di infrastrutture con i comuni, e molti servizi possono essere resi, molte funzioni possono essere ancora attribuite alle province. Pensiamo per esempio alla gestione dei rifiuti, oggi anche lì quella legge sui rifiuti che ha previsto le SRR che non funzionano, gli ARO che non sono partiti, quindi l'obiettivo è che tutta questa materia vada di nuovo attribuita alle province, ma senza risorse è impossibile. Ecco perché abbiamo impugnato la legge del bilancio del governo nazionale, anche nella parte in cui ha escluso la Sicilia, le province, dai finanziamenti nazionali. Quindi io mi auguro e spero che dopo la sentenza della Corte Costituzionale
possano questi enti ripartire con maggiore funzione e maggiori funzioni, ma soprattutto possano di nuovo essere un punto di raccordo per, con tutti, con gli enti locali e anche nella gestione, nella manutenzione delle strade. Vi faccio un esempio: gli uffici tecnici, oggi le città metropolitane, proprio a causa del dissesto e i liberi consorzi, non possono partecipare a finanziamenti comunitari perché non riescono a mettere a programmare e quindi a prevedere quella quota di cofinanziamento necessaria. Quindi abbiamo ereditato praticamente una Sicilia allo sbando. Io ritengo, ecco perché noi siamo qui, e io penso che ciascuno di voi stasera, voi siete qui perché credete in Forza Italia, siete qui perché siete persone che credono nei valori di Forza Italia. Allora il nostro impegno ma non solo il nostro impegno, ma anche il vostro impegno in questa settimana è, io ho sempre chiuso le mie campagne elettorali dicendo: un amico cerca un amico, un altro amico cerca un altro amico. Ma crediamoci, crediamo nel futuro di questa Sicilia, crediamo nel futuro dell'Italia, e noi insieme a voi questa settimana non perdiamo, convinciamo i nostri amici ad andare a votare, perché questo governo regionale che ha tanta voglia di fare, questo governo regionale che vuole consegnare una Sicilia migliore, una Sicilia bellissima, come dice il presidente Musumeci, ha bisogno del sostegno di tutti noi. Grazie, tanti in bocca al lupo ai nostri candidati, sosteniamoli. Piaciuta a nessuno, ma si doveva fare una legge elettorale, ma noi stasera siamo qui e stiamo parlando con candidati che sono del territorio, con candidati che ritroverete dopo il 5 marzo, con candidati che io sono convinta e certa che diventeranno deputati nazionali, e con una coalizione regionale di centrodestra e con una coalizione di centrodestra nazionale e regionale, e saremo qui a confrontarci con voi, ad ascoltare le vostre istanze, i bisogni dei territori, quello che serve, e continueremo a farlo insieme dopo il 5 marzo, se voi ci darete il 4 marzo, se voi ci darete e darete fiducia a Forza Italia. Grazie. Gianni, grazie a tutti per la presenza così numerosa e così qualificata. Non potevamo mancare a questo appuntamento, all'appuntamento che Gianni Mauro, che Stefania Prestigiacomo hanno voluto riservare alla bella e tradizionalmente forte Ragusa. La Ragusa vivace, la Ragusa produttiva, la Ragusa che rappresenta oggi anche un'eccellenza per quanto riguarda la economia agricola, caro Edi Bandiera. Ecco perché noi stasera siamo qua, siamo per attestare la nostra vicinanza, ma siamo anche per attestare il nostro impegno a qualche giorno, a qualche ora di distanza dal 4 marzo prossimo, quando l'Italia sarà chiamata dopo 5 anni a votare per un nuovo governo, per un governo che dopo tanti anni potrà essere eletto dal popolo. Ed è ormai da oltre 6 anni che l'Italia non ha più un governo che è eletto dal popolo, è da oltre 6 anni che l'Italia non ha più un governo, un presidente che viene eletto direttamente dalla gente, lo dobbiamo dire, l'ha detto il nostro presidente Silvio Berlusconi, lo abbiamo ribadito, ma lo sanno tutti ormai i cittadini. E allora la nostra presenza stasera è qua per attestare un nostro percorso, un percorso fatto di impegno, fatto di sacrificio, un percorso, se vogliamo, anche fatto di coerenza, la coerenza che ci ha visto, caro Stefania, all'opposizione, quando la gente ci collocò all'opposizione, sia a livello regionale, ma se vogliamo anche a livello nazionale, laddove dopo 6 mesi da quel governo di larghe intese che avevamo immaginato, sapendo che quella strada non era una strada utile per l'Italia, voi parlamentari nazionali avete lasciato
le comode poltrone del governo nazionale per ricollocarci all'opposizione e tenere alta la bandiera, quel tricolore che oggi rappresenta il vessillo e i valori di un'identità nazionale che molti stanno iniziando a riscoprire, ma che erano pochi che in quel momento avevano a cuore. Se è vero che Orazio Ragusa ha ribadito, cara Bernadette, dei concetti forti, ha parlato delle infrastrutture su cui un territorio poggia il proprio sviluppo economico e in cui si parametra la qualità della vita dei cittadini, noi dobbiamo rilanciare con forza due infrastrutture importanti che sono: uno, il completamento della Rosolini Modica, completamento che altri hanno lasciato, hanno distrutto un territorio, quel territorio che oggi è stato massacrato e mortificato, e laddove le ditte subappaltatrici e i fornitori sono stati indebitati, rischiano il fallimento non per i propri debiti ma per i crediti che non riescono a riscuotere. Io voglio dare stasera, lo voglio dire a Stefania, lo voglio dire a Gianni Mauro, ma lo voglio dire a Valeria Zorzi, lo voglio dire alla dottoressa Muti, a tutte le amiche e gli amici: noi da dopodomani inizieremo a pagare le ditte fornitrici, inizieremo a pagare le ditte subappaltatrici che rappresentano la vera economia di questo territorio. Dopodiché abbiamo una riunione, la dovevamo fare domani, ma per motivi di trasporto aereo, per motivi climatici è stata spostata a giovedì. Lo voglio dire qua a Ragusa, abbiamo già diffidato la ditta titolare dell'appalto che o riprende i lavori entro 15 giorni o faremo la risoluzione in danno chiamandola a risarcire alla Regione Siciliana e al Consorzio Autostrade Siciliani oltre 50 milioni di euro, che è il danno che noi abbiamo quantificato sino a questo momento. Noi dobbiamo rimettere in moto le nostre infrastrutture, ecco perché giorno 2 saremo, caro Gianni, saremo a Roma, e saremo a Roma a rivendicare l'arteria importante, strategica, la Catania-Ragusa, che ci è stata sottratta, scippata qualche giorno fa, quando 15 giorni fa a Napoli il ministro Del Rio annunciava che quella opera sarebbe stata mandata da lì a qualche giorno al comitato interministeriale per la programmazione economica. Nello stesso momento a Roma la dottoressa Del Verme, vice ragioniere generale ma cognata del presidente Gentiloni, decretava la morte e l'archiviazione di quel progetto, facendola arretrare come nel gioco dell'oca e dicendo deve andare al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. E perché non lo mandavate un anno fa quel progetto al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici? L'avete tenuto nel cassetto, sul tavolo, avete soltanto chiacchierato, avete rassicurato e non avete invece consentito che l'iter approvativo, valutativo, autorizzatorio potesse essere consumato. E allora noi abbiamo alzato la voce, noi come governo regionale lo abbiamo fatto, abbiamo accolto le istanze dei sindaci di qualunque parte politica gli stessi provenissero, cara Stefania Prestigiacomo, in assessorato, ma non soltanto alle infrastrutture, alle autonomie locali, all'agricoltura, all'economia, gli assessori di Forza Italia, ma devo dire tutti gli assessori del governo Musumeci, non chiedono tessere di partito, chiedono la lealtà e chiedono soprattutto l'efficienza e l'efficacia nell'azione amministrativa e di governo che gli amministratori locali devono dimostrare nei confronti di quei cittadini che lo hanno votato. E allora ecco perché vado verso la conclusione, è importante il nostro impegno, il vostro impegno, amiche e amici, il vostro impegno, perché dobbiamo continuare quel percorso virtuoso che abbiamo fatto giorno 4 novembre. Serve una cinghia di distribuzione, serve una catena importante di collegamento con Roma. Il governo regionale deve essere sostenuto dal governo nazionale, che dovrà vedere
anche dei validi rappresentanti della Sicilia, cara Stefania. Tu in primis dovete guidare una delegazione all'interno del prossimo governo nazionale, perché nel momento in cui, caro Gianni Mauro, noi andiamo a Roma, non dobbiamo andare col piattino, ma dobbiamo trovare un governo amico e, se vogliamo, anche e soprattutto un governo fatto di rappresentanti di questo nostro territorio, che conoscono i nostri problemi, che li affrontano e li possano risolvere. Ecco perché, assieme a Valeria Zorzi, assieme a Mariella Muti, assieme a Gianni Mauro, a Nino Minardo, che ho sentito sino a qualche momento fa, soprattutto a Stefania Prestigiacomo, ma a tutte le amiche e gli amici che sono candidati, giorno 4 marzo teniamo alto il vessillo di Forza Italia, teniamo alto le bandiere, le insegne della nostra Sicilia, votiamo Forza Italia, votiamo centrodestra e ridiamo dignità e prestigio alla Sicilia e alla nostra Italia. Grazie. Grazie. Ora gioia e delizia la nostra agricoltura. La parola a Eddy Bandiera, assessore regionale all'agricoltura e pesca londinese. Grazie Gianni e complimenti per aver organizzato insieme ai candidati, a Valeria Zorzi, a Mariella Muti, a Stefania Prestigiacomo, questa meravigliosa assemblea, perché assemblee forse nel periodo elettorale ce ne sono tante, ma lasciatemelo dire, non sono tutte uguali. Qui si coglie grande entusiasmo, si coglie grande voglia di vera partecipazione, e lasciatemelo dire, perché la cautela è d'obbligo, ma l'ottimismo poggia su solide basi, si coglie odore di vittoria. Sono davvero felice di tornare nella provincia di Ragusa, provincia che, nella quale vengo con piacere e con senso del dovere molto spesso, per due motivi. Uno, perché, come sapete, parliamo dal punto di una realtà dal punto di vista agricolo particolarmente straordinario, particolarmente valente, ma anche particolarmente trascurata dai precedenti governi. Due, perché da siracusano io credo poco nella differenziazione fra Siracusa e Ragusa, ma credo molto in quelle politiche per il sud-est che ci devono vedere vicini, ci devono vedere fare squadra, perché solo assieme possiamo da un lato ottenere quei grandi risultati che le nostre immense potenzialità ci consentono e ci consentiranno, e poi, lasciatemelo dire, dobbiamo fare blocco contro quel trend di colonizzazione che abbiamo subito per decenni, di grandi realtà metropolitane, di grandi province che spesse volte ci hanno utilizzato quando conveniva e ci hanno trascurato, accentrando su di loro i fondi, e non soltanto i fondi ma anche gli uffici strategici della burocrazia e dello sviluppo regionale. Quindi vengo con grande piacere, perché da qui, dal profondo sud-est, dal meraviglioso sud-est, deve partire un grande lavoro, consapevoli del fatto che ereditiamo politiche certamente impari, politiche certamente scellerate. Non finirò mai di dirlo, signori, a noi ci davano soldi per estirpare i nostri vigneti, ci davano soldi per estirpare i nostri agrumeti, ci davano soldi per non consumare, per non coltivare i seminativi, ci davano soldi, caro Gianni Mauro, come sai e come sappiamo con dispiacere, per rottamare le barche da pesca e depositare le licenze. Territori con queste potenzialità dovevano diventare terra di consumo, e guardate, fateci il caso, queste politiche scelletate, spesse volte, troppe volte comunitarie, ma alcune volte anche nazionali, hanno fatto il paio con l'invasione della grande distribuzione organizzata. Quindi c'era un disegno, probabilmente, caro amico Piscitello, caro Rino, per cui dovevamo consumare ciò che veniva prodotto altrove, noi che siamo terra di straordinaria produzione, di straordinaria trasformazione, di straordinaria operosità. Accanto a questo, innegabile, il nostro territorio invaso da prodotti di dubbia provenienza, prodotti di dubbia qualità alimentare, ma anche organolettica,
prodotti di dubbia provenienza dal punto di vista anche della patria, prodotti extracomunitari senza tracciabilità. Questo ereditiamo, da questo partiamo. Non ci siamo fatti, siamo troppo preoccupati, non ci siamo fatti abbattere da queste vicende e ci siamo messi subito al lavoro anche mettendo mano immediatamente a questo piano di sviluppo rurale con delle misure assurde che penalizzano le nostre realtà aziendali fatte da piccole e medie imprese, anche imprese importanti, ma il nostro è un tessuto di gente che la mattina presto va a lavorare, di gente che fa attività con imprese di famiglia, di gente che rischia e a fine anno non ha nulla in tasca e qualche cartella esattoriale di troppi. Allora abbiamo messo mano subito al piano di sviluppo rurale, stiamo interloquendo con le categorie produttive, con gli ordini professionali, perché lo sappiamo, le nostre aziende non avevano bisogno dei 5 milioni del bando della 4.1 che questo governo regionale ha ereditato e che porterà, ahimè, a finanziare con 100 milioni di euro soltanto 100 aziende. Quindi è d'obbligo un lavoro di rivisitazione che abbiamo fatto, abbiamo già le idee chiare perché abbiamo interloquito anche con gli agricoltori della provincia di Ragusa e quindi procederemo con l'emissione di bandi certamente più aderenti a questa realtà, più fruibili, più semplificati, anche perché dati alla mano una provincia come Ragusa che era in grado di attirare da ogni bando circa il 30-35% delle risorse regionali, con queste misure che ci ha lasciato in eredità il pessimo governo Crocetta, Ragusa potrebbe attingere soltanto all'8% di queste risorse. Chiaramente abbiamo stoppato il tutto, abbiamo centralizzato a Palermo, stiamo rivedendo le graduatorie perché è giusto che territori come questi non possano essere mortificati. Sul tema dei controlli, una grande sfida, qualcuno mi diceva e ci diceva non te li faranno fare, guarda che ti metti contro le lobby. Bene, abbiamo rafforzato i controlli in tutti i punti d'entrata in Sicilia e con soddisfazione vi dico che abbiamo bloccato prodotti che si chiamavano arancia rossa di Palagonia che dalla Calabria entravano in Sicilia, erano siciliani prima di entrare in Sicilia, chiaramente truffe e frodi. Abbiamo fermato pomodoro e pomodorino di provenienza sconosciuta ma chiaramente di provenienza extracomunitaria. E proprio l'altro giorno sul tema del grano a Pozzallo, perché abbiamo attivato un sistema di informazioni con le dogane che giorni prima ci dice quando arrivano queste generose navi che ci portano i prodotti extracomunitari, abbiamo fermato un carico di grano, abbiamo bloccato il carico, abbiamo prelevato i campioni, sono nei laboratori che noi attenzioniamo perché sono convenzionati con noi. Temo che possa essere quel grano di cui si parla, di origine asiatica o di origine canadese, con le aflatossine che tanto ci fa male dal punto di vista della salute, dal punto di vista alimentare, ma lasciatemelo dire, distrugge la nostra economia, perché quando entra tanto prodotto che costa poco, il nostro grano poi i nostri agricoltori lo vendono a 17 centesimi. Sarà stato il caso, o forse no, ma doveva arrivare un'altra nave con grano prodotto in Kazakistan. E ci hanno allertato che stava arrivando, poi è arrivata la notizia che questa nave ha avuto un'avaria e quindi per ora non arriva. Avranno forse capito che eravamo pronti anche a questi ad aspettarli a braccia aperte, perché non abbiamo paura di alcuna lobby, anzi le sfidiamo in nome e per conto di noi siciliani e siamo pronti a controllarli e ad accoglierli tutte le volte che verranno. Devo dirvi che conosco in maniera dettagliata quella che è la situazione drammatica dell'ortofrutta e dell'agricoltura ragusana proprio per queste politiche scellerate di invasione dei prodotti, di non tutela, di concorrenza sleale. Mi sono rivolto subito al Ministero chiedendo l'attivazione di un tavolo, perché questa è un'emergenza che è straordinaria, è un'emergenza che tocca decine di migliaia di lavoratori e quindi decine di migliaia di famiglie, e quindi a nostro giudizio, assieme ai sindaci della fascia trasformata, abbiamo chiesto al Ministro e al Ministero che questa emergenza sia trattata alla stessa stregua di un'emergenza come l'ILVA, che impiega meno personale, coinvolge meno famiglie, ma che ha avuto un trattamento ad hoc e sicuramente migliore. È chiaro che siamo dinanzi a un governo che già nel corso della sua attività ordinaria non si è distinto per un'attenzione particolare nei confronti della Sicilia. Devo dire che lì l'atmosfera che corre, che cippola, è quella di consuntivi. Probabilmente stanno preparando gli scatoloni perché sanno che al loro posto arriverà qualcuno, arriveremo noi, e quindi in questo momento manca l'interlocuzione. Ma dico questo, vi parlo del governo nazionale perché faccio l'assessore all'agricoltura da 3 mesi e si va anche imparando, no? Qualche cosa andiamo acquisendo nell'arco della nostra attività e del percorso che facciamo. Bene, in Sicilia come è noto stiamo facendo, come è noto non perdiamo tempo, ma da soli non ce la possiamo fare a raggiungere quegli obiettivi ambiziosi, sì, ma alla portata, che possiamo raggiungere.
c'è bisogno, c'è la necessità di un governo nazionale sensibile, attento, che metta al centro questi temi, così come il governo uscente si è occupato di altre produzioni, e agricole e lattero-casearie, trascurando e mortificando le nostre. Allora abbiamo bisogno che in Parlamento e al governo ci sia questa maggioranza, ci siano queste donne, questi uomini, per far sì che finalmente la Sicilia non sia privilegiata, perché non chiediamo privilegi, ma chiediamo di poter correre la stessa stregua di come corrono gli altri. Chiediamo altresì che nei trattati che sono stati fatti, quelli euromediterranei, quelli sull'agricoltura e quelli sulla pesca, possiamo finalmente dire la nostra e possiamo attivare quelle politiche che finalmente consentano di smarcarci da chi ha deciso come ha deciso oggi, di fatto barattando la nostra agricoltura in cambio di altre produzioni prodotte in altre aree del paese. C'è bisogno di questo, c'è bisogno di un governo sensibile, attento, di persone capaci che già nel corso della loro esperienza politica parlamentare hanno dimostrato di saper portare finanziamenti, di saper far finanziare progetti, di saper far difendere la Sicilia. Accanto a questo abbiamo bisogno di chi si cimenta la prima volta, ma non sarà un parlamentare di esperienza, per carità, ma è tutta gente, sono tutte amiche, tutti amici che nel corso della loro vita sociale e professionale hanno dimostrato di eccellere, e lo dico senza timore di smentita, negli ambiti lavorativi, professionali e sociali nei quali si sono spesi. C'è bisogno di tutto questo, sapete qual è la ricetta, non ce ne sono altre ricette. La ricetta è l'impegno di questi giorni, di queste ore, per far votare amici come Giovanni Mauro, Valerio Zorzi, Mariella Muti, Stefania Prestigiacomo, spiegando a tutti che votare è uno un diritto, ma accanto a un diritto ricordiamo a tutti che è anche un dovere, che votare è facile, basta mettere una croce sul simbolo Silvio Berlusconi, e vi prego di far capire anche a mio nome, per un attimo non parla l'assessore, parla il cittadino, che si pone il problema della governabilità del nostro paese. Cosa sta succedendo? Il centro-sinistra ha perso 26-27%, il 5 Stelle al netto dei bonifici al 27-28%. Gli unici che siamo a un passo da quel 40% che ci consente di avere il premio di maggioranza e quindi di avere un governo che possa governare senza condizionamenti di terze parti o senza condizionamenti altrui è il centrodestra. E allora sono le giornate degli ultimi sforzi, dell'impegno maggiore. Dobbiamo spiegare alla gente che il 5 marzo non ci sarà soltanto chi ha vinto o chi ha perso, perché si potrebbe non capirsi, ci sarà la possibilità di avere un governo stabile, capace, o ci sarà il caos. Noi abbiamo bisogno di un governo stabile che ci consenta di recuperare gli enormi ritardi che abbiamo ereditati, e siamo certi tutti insieme ci riusciremo. Forza Italia! E barrando il simbolo di Forza Italia porteremo alla Camera dei Deputati la candidata, oggi sono candidata, ma il 5 marzo mi auguro nostra rappresentante alla Camera dei Deputati, Valeria Zorzi. Grazie, buonasera a tutti, grazie a voi per essere qui stasera così numerosi, grazie al senatore Giovanni Mauro che mi ha voluto qui stasera. Questa, la mia presenza qui è proprio la dimostrazione di quello che è stato detto prima, che questa coalizione è coesa, è unita, perché del resto la meta è la stessa, la meta è quella di portare più deputati di questo territorio a Roma. Questa provincia ha bisogno di qualcuno che porti le istanze a Roma, perché è stata dimenticata, perché ha grandissime potenzialità ma vive una crisi economica praticamente in tutti i campi e in tutti i settori. E ci sono problemi che non possono più essere risolti a livello locale dai sindaci, non possono essere risolti a livello regionale, ma è necessario che ci siano i deputati a Roma che si occupino di questi problemi. E parlo della crisi agricola, della crisi della zootecnia a Ragusa e Modica, della sicurezza, delle insegnanti che sono qui, che io vedo qui, ho incontrato due giorni fa, che hanno dovuto scegliere tra la famiglia e il posto di lavoro. E allora dovete fare capire a tutti quanto sia importante andare il 4 marzo a votare. E questa ultima settimana è fondamentale, e io vi invito a fare opera di proselitismo con gli amici, con i parenti, con tutti quelli che non sentono queste elezioni e che non sentono di dover recarsi alle urne. È un grandissimo errore, perché poi non possiamo lamentarci quando affidiamo agli altri la scelta. Stamattina ero a Comiso, mi hanno fatto fare un giro tra i negozianti e i commercianti,
e quasi tutti, quando entravo e arrivavo, mi dicevano: avevamo già deciso di votare il centrodestra perché dobbiamo cambiare stavolta. Questo ci fa ben sperare, però non ci deve fare né arretrare né adagiare. Questi ultimi 5 giorni sono quelli più importanti, perché c'è qualcuno che ancora dice: ma sai, il voto di protesta è per dare un segnale. No, segnale non ce n'è. Dovete fare capire che quel voto di protesta, fino a se stesso, senza contenuti, senza programma, non darà nessun segnale, non farà altro che far danneggiare ancora, creare danni ancora agli italiani. In questi giorni, io sto cercando, ormai praticamente un mese della campagna elettorale, siamo agli sgoccioli, sto cercando di fare capire a tutti che quel voto di protesta è inutile, perché l'onestà da sola non basta per governare. Protestare è semplice, prendersela col sistema è semplice, dire noi non dialoghiamo con nessuno perché noi siamo duri, puri, sinceri, bravi, gli altri sono tutti bugiardi, ladri. Questo atteggiamento non porta a niente e soprattutto è tipico di chi non sa cosa vuol dire amministrare, perché io sono assessore allo sviluppo economico a Vittoria, alle pari opportunità, ai servizi demografici da 2 mesi e la prima cosa che ho imparato è stata che per amministrare bene bisogna ascoltare tutti, sedersi a un tavolo e poi fare sintesi e prendere le decisioni, perché questo poi che fa il politico, assumersi la responsabilità delle decisioni che prende, ma prima deve ascoltare tutti. E allora non si può dire dall'inizio a priori io non dialogo, io non mi alleo, io non parlo, perché è un atteggiamento sbagliato, è un atteggiamento che non porta assolutamente a niente. Allora racconto sempre in sintesi le esperienze che noi consiglieri comunali da 2 anni ormai a Vittoria viviamo con i colleghi grillini che abbandonano l'aula e non fanno il consiglio comunale, non partecipano ai lavori perché non c'è la diretta streaming, perché non votano i debiti fuori bilancio e si astengono perché devono riferire alla base. Io non ho mai capito da che è fatta questa base, non lo sanno neanche loro. Io penso che debbano riferire al guru che da Roma gli dice chi votare. E l'esempio ultimo che faccio me l'ha servito su un piatto d'argento l'onorevole Laura Castelli, tesoriere del Movimento 5 Stelle, che qualche sera fa da Lilli Gruber a 8:30 alla domanda diretta: ma lei in un caso di referendum euro sì o euro no, cosa voterebbe? L'onorevole Castelli la guarda e le dice: il voto è segreto, il voto è segreto. Un deputato della Repubblica, un politico nazionale che dice il voto è segreto. Lilli Gruber la incalza e lei alla fine risponde: non lo so, non lo so. Questa è la dimostrazione che non hanno autonomia decisionale, che non sono teste pensanti, e questo a me spaventa, e spaventa veramente tanto. Quindi invitate la gente ad andare a votare e soprattutto fate capire alle persone che la cattiva politica si combatte semplicemente con la buona politica, non con la protesta. Grazie. Bene, vedete, abbiamo persone in carne ed ossa, non scelte da nessun algoritmo di computer e quant'altro. È un'altra donna vera, un'altra professionista insigne, un'altra donna meravigliosa che ha vissuto la nostra provincia, e la nostra candidata al Senato, Mariella Muti. Buonasera a tutti, grazie. Sono veramente contenta di essere qua a Ragusa. Io sono un architetto, per 10 anni ho ricoperto il ruolo di sovrintendente ai beni culturali a Siracusa, ma per ben 4 anni sono stata il dirigente di riferimento di questa provincia. Scherzando prima dell'intervista ho detto: conosco tutte le buche delle strade della provincia di Ragusa e siate sicuri che se riuscirò ad andare al Senato dal 5 di marzo io lavorerò perché l'assessore Marco Falcone possa veramente impegnarsi con l'aiuto dell'assessore Bernardette, perché essendo questo una competenza che interessa entrambi, perché dipende dalle province ma dipende anche dalle risorse che arrivano dalle infrastrutture, questo secondo me è uno degli obiettivi più importanti che il nuovo governo Musumeci deve risolvere in tempi non brevi, brevissimi. Alle infrastrutture l'assessore Falcone ci ha rassicurato che farà di tutto perché venga risolta anche questo in tempi brevi, ma tutto questo non si può fare se
a Roma non ci sarà una squadra unita che darà loro manforte. Perché Stefania con molta semplicità me l'ha confessato l'altro giorno, io sono stufa di essere sola a Roma, perché non è facile, perché quando si è a Roma e rappresentare un territorio come il nostro, che ha tante problematiche, che ha tanti problemi e che purtroppo viene additato come anche responsabile di molti dei problemi che lo affliggono, perché quando si deve trattare sulle risorse è chiaro che ognuno fa tifo per il proprio territorio e quindi a noi ci rimproverano che non abbiamo i progetti, che non abbiamo visione, che abbiamo ritardi, che non siamo in grado e che forse sarebbero anche risorse sprecate perché non saremmo in grado di spenderle nei tempi giusti. Ecco, tutto questo si può combattere soltanto se anche a Roma c'è una squadra agguerrita, attenta, competente, che è attenta soprattutto alle problematiche che gli vengono presentate dal territorio. Io vorrei, per presentarmi anche un pochino meglio, perché 4 anni sono stati lunghi e importanti, però ho alcune cose di cui sono fiera, che fa parte dei miei ricordi, però vorrei anche raccontarvi. Io credo di avere un merito che per questa provincia è stato veramente importante, perché da pochi giorni c'era stato il terremoto di Santa Lucia il 13 novembre del 90. Io dopo 2 giorni, con 2 bambini piccoli affidati al nonno ingegnere, ero nella stanza della segretaria del prefetto e da lì ho fatto tutto l'elenco dei monumenti che erano stati danneggiati dal terremoto e anche qualcuno che comunque aveva grossissimi problemi. Ecco, posso dire con grande soddisfazione che Siracusa ha avuto una legge 433 che ha finanziato tanti monumenti, sono i monumenti che oggi consentono questo rilancio del turismo, perché Ragusa sta vivendo un momento veramente felice. Ecco, un po' di merito ce l'ha anche qualche funzionario che si in quel momento, nonostante la paura, nonostante il temore, ha fatto semplicemente quello che doveva fare, il suo dovere. È perché io credo che noi tutti dobbiamo fare il nostro dovere, dobbiamo impegnarci e dobbiamo impegnarci soprattutto in un momento come questo di grande difficoltà, perché la paura che chi non ha speranza, chi si è allontanato dalla politica, chi ritiene che il gesto di protesta eclatante a suo modo possa essere risolutivo, ma risolutivo di cosa? Noi abbiamo bisogno, come dicevo prima, di competenze, noi abbiamo bisogno di un governo alla regione che possa dialogare con un governo amico a Roma. Noi abbiamo bisogno dopo, soprattutto per città come Ragusa, io non la vivo più da tempo, ma mi arrivano notizie veramente sconfortanti su questa amministrazione, sull'incapacità di risolvere i problemi, su questa mancanza di competenza di chi è stato chiamato ad amministrare, porta a fuggire dai problemi, a non affrontarli, a rinviarli, e non è questo l'atteggiamento giusto per risolvere i problemi. Bisogna sempre assumersi le proprie responsabilità. Quello che ha raccontato Valeria prima è veramente incredibile, scoraggiante. E allora io non voglio trattenervi oltre, anche perché passo adesso la parola a, vabbè, non voglio rubarti il ruolo di presentatore, presentatore Gianni, dico ora passerò la parola a Stefania, che meglio di me potrà parlarci del programma, delle attese, però vi voglio dire questo, guardate che è veramente importante come votare il 4 marzo e non so se sono riuscita a convincervi, però io credo di essere una che nella vita sia sempre impegnata e vorrei farlo anche per questo momento. Brava, grazie Mariella, che cosa dirvi? Intanto avrete capito che io sono la quota azzurra nella lista rosa per le prossime nazionali, perché qua è andata al contrario. E infatti abbiamo iniziato con Sonia Migliore e concludiamo con Stefania Prestigiacomo. Buonasera a tutti. Per me è una gioia essere a Ragusa, io amo tantissimo questa città che sento anche mia, perché credo infinitamente nella possibilità che il sud-est, Siracusa e Ragusa insieme, battano tutti, abbiamo le risorse del territorio, dell'agricoltura, dell'industria, dei beni culturali, del mare. Possiamo essere la piccola Florida dentro una Sicilia che può diventare davvero la Florida d'Italia.
qua avete la fortuna di aver avuto mezzo governo regionale, non so se vi siete resi conto di che cosa Giovanni Mauro ha mobilitato per voi. Sono venuti qui a prendere anche degli impegni molto precisi. Sono tre assessori eccezionali, tutta la squadra di governo, tutto il governo Musumeci col presidente in testa ha riacceso in noi la speranza di lasciarci alle spalle un periodo così negativo, così buio, così grigio, periodo in cui la nostra regione si è letteralmente fermata, in particolare noi che siamo un po' più periferia, siamo rimasti più indietro. Non a caso nelle nostre due province il Movimento 5 Stelle è a percentuali impressionanti. Io potrei dire che a Siracusa il Movimento 5 Stelle è a percentuali impressionanti perché da noi, oltre al malgoverno regionale e nazionale, si è unito anche un pessimo governo delle amministrazioni del comune capoluogo, ma anche dei comuni della provincia. Qui il Movimento 5 Stelle è a percentuali impressionanti nonostante abbia un'amministrazione che è assolutamente criticata da tutti i ragusani, perché io che frequento questa città anche come semplice turista e come visitatrice so bene cosa ascolto nelle strade rispetto all'attività e all'azione di questa amministrazione. La verità è che i rappresentanti del Movimento 5 Stelle non rappresentano un bel niente. Loro prendono un voto di pancia, un voto di rabbia, un voto di protesta, e in questa provincia, come nella mia provincia, si è stati ancora peggio rispetto ad altri territori. E quindi non importa studiare i programmi, non importa valutare la qualità delle candidature in campo, il voto è un voto di protesta. Tuttavia noi abbiamo una grande responsabilità, perché noi siamo Forza Italia, perché noi siamo il centrodestra, perché noi siamo quelli che portano avanti il buon governo. Noi sappiamo che in questo momento storico è importantissimo far rialzare l'Italia. Siamo rimasti fanalino di coda in Europa. La crisi economica, diciamo, ha quasi concluso il suo ciclo. Tutti i paesi più importanti dell'Europa sono ripartiti. L'Italia è rimasta fanalino di coda. Quindi noi ora, adesso, dobbiamo dare all'Italia un governo operoso, un governo capace, un governo con un programma, l'unico possibile in questo momento di far ripartire il paese, un programma che punta a risollevare la nostra economia attraverso una serie di riforme, a partire dalla riforma del sistema fiscale. Viviamo nel paese che ha un sistema fiscale ormai diventato oppressivo, ma anche di aiuti alle imprese, le uniche in grado di poter creare sviluppo e occupazione, ma un programma anche attento ai bisogni sociali, perché questa crisi ha aumentato in maniera incredibile le fasce di povertà, e quindi una grande attenzione agli ultimi. Restituire dignità alle persone significa innalzare le pensioni minime, fare un programma di aiuti alle categorie che ne hanno più bisogno, quindi direi un programma di buon senso. Da padre di famiglia, no? Quando le cose vanno male, cosa devi fare? Devi rimettere in moto la casa. Per rimettere in moto la casa devi scalare la marcia e far ripartire la macchina a una più alta velocità, ma nello stesso tempo devi stare attento a non lasciare indietro gli ultimi. Per questo il programma di Forza Italia incontra un consenso sempre crescente che noi abbiamo vissuto in questa campagna elettorale. Caro Marco Falcone, quando parli del completamento della Rosolini-Modica, a me piacerebbe che si parlasse del completamento della Siracusa-Gela. Siamo stanchi, non possiamo aspettare 50 anni, 60 anni per vedere realizzata un'infrastruttura. Qui rischiamo che questa generazione non la vedrà completata questa infrastruttura. Noi abbiamo bisogno di vedere una Sicilia piena di cantieri, qui c'è fame di lavoro, dobbiamo riaccendere la macchina. E sono felice anche della notizia che tu hai dato qui agli imprenditori
che si trovava in una condizione di gravissima difficoltà e che in tutte le manifestazioni che noi abbiamo fatto tra Siracusa e Ragusa ci hanno inseguiti dicendoci: se entro il 4 di marzo non risolverete il problema delle nostre aziende, qui ci sono aziende che hanno crediti di milioni e milioni di euro, noi diserteremo le urne, non andremo a votare. Sono felice e fiera perché questo significa avere una classe dirigente attenta ai bisogni, non tanto per avere il sostegno elettorale di queste persone, quanto perché erano in gioco posti di lavoro, maestranze qualificatissime che hanno lavorato in questi anni, in quei piccoli lotti che sono stati fatti, imprese sane sul territorio che rischiavano di saltare. Quindi ti ringrazio per aver dato questa notizia, perché questo è segno davvero di un governo attento ai bisogni del territorio. Ma sono tantissime le cose che dobbiamo fare. Io, venendo qui a Ragusa, ho fatto sosta a Comiso assieme a Gianni Mauro e all'onorevole Giorgio Assenza, persona che stimo tantissimo e che è noi siamo fieri che sia nostro, che sia del centrodestra, ma sappiamo che lui è stimato anche dai nostri avversari e quindi ci inorgoglisce questo ancora di più. Sì, va bene. Orazio Ragusa è un gelosone terribile, è un gelosone terribile. Allora va bene, ve lo dico, lui si è adoperato, ed è la verità e non dico una bugia, perché essendo presidente della Commissione Attività Produttive e Sviluppo Economico dell'Assemblea Siciliana, ovviamente prima di assicutare l'assessore, le imprese che avanzavano questi crediti importanti lo hanno massacrato, ed è stato bravissimo perché si è adoperato e poi assieme all'assessore e agli altri assessori competenti hanno trovato una soluzione. Allora, Orazio Ragusa è una macchina da guerra, si è ingelosito. Allora, voi siete fortunati perché avete due parlamentari regionali stimatissimi, dai, sto rimediando. Allora, torniamo alle cose serie. Noi abbiamo bisogno di infrastrutture, siamo stanchi di vedere viadotti crollare prima ancora di essere aperti alla fruizione, siamo stanchi di vedere la Catania, Palermo ridotta, una cosa incredibile, non abbiamo alternative, sì, dovremmo prendere il treno, impiegare qualche oretta in più, abbiamo bisogno di fare ripartire questa Sicilia. Per farlo abbiamo la necessità di mandare parlamentari al Parlamento nazionale, alla Camera e al Senato impegnati, capaci, che sappiano prendersi in mano i problemi e portarli a soluzione. Stavo dicendo, quando Orazio mi ha interrotto e avevo perso il filo, che siamo stati a Comiso, siamo stati all'aeroporto di Comiso, no? E lì abbiamo un gioiellino, veramente un gioiellino di cui dovremmo essere orgogliosi e fieri, perché l'ho detto anche alla televisione, lì abbiamo gettato il cuore oltre l'ostacolo, perché abbiamo aperto un aeroporto che è straordinario, ma che ancora ha bisogno di tutta una serie di cose per poter vivere in autonomia, che la politica deve supportare a tutti i livelli. Caro Marco, se noi non creiamo le condizioni di viabilità per poter rendere Comiso un aeroporto raggiungibile non soltanto dai ragusani ma anche dai siracusani, è evidente che Comiso non sarà mai competitivo. Ma non è solo questo, mi piace ricordare la battaglia che ha fatto l'amico assente ma che è della squadra, Nino Minardo, per la continuità territoriale. Noi dobbiamo assolutamente trovare il coraggio di non arretrare di un centimetro rispetto a questa che è una battaglia di dignità dei siciliani. Allora, noi vogliamo riconosciuta la continuità territoriale. Che cosa significa la continuità territoriale? Significa riconoscere alcune rotte verso Roma, ad esempio, verso Milano, come rotte sociali. Siccome siamo isola, come isola è la Sardegna, non chiediamo in prima istanza che questo diritto venga riconosciuto all'aeroporto di Catania, all'aeroporto di Palermo, perché questo comporterebbe un impegno finanziario
troppo oneroso per lo Stato in questo momento, ma chiediamo e chiederemo che venga riconosciuto per gli aeroporti di secondo livello. Questa è una battaglia che io mi impegno qui e ora a portare avanti in Parlamento nella prossima legislatura assieme a tutti loro, perché Minardo ha ottenuto un finanziamento importantissimo, ma che non può essere speso se non ha la copertura di una legge dello Stato. Altrimenti, se l'ENAC facesse la gara d'appalto per spendere questi soldi con le compagnie aeree disponibili a farci pagare le tratte per Roma e per Milano 60-80 euro, l'Europa lo impugnerebbe perché lo configurerebbe come aiuto di Stato. Quindi è necessaria una legge che adesso stiamo studiando di preparare rapidissimamente, che ci impegniamo a presentare. Quindi viabilità per l'aeroporto di Comiso attraverso la Siracusa-Gela e la Catania-Ragusa, ma non fra 50 anni, fra 2 anni noi vogliamo vedere questi cantieri aperti e quasi alla conclusione, e quasi alla conclusione. Ci dobbiamo rendere conto che sono infrastrutture importanti e che necessitano di un certo tempo per essere completate, ma vogliamo vedere i cantieri aperti. E poi la continuità territoriale, e poi una copertura politica, perché io credo che l'aeroporto di Comiso debba far parte in un secondo momento di una rete aeroportuale che includa anche l'aeroporto di Catania, perché noi quando parliamo di sud-est parliamo sì di Siracusa e Ragusa, ma vogliamo intendere che Catania non sia una nemica di questo territorio, ma che Catania sia parte di questo sud-est, perché insieme si cresce, insieme si va avanti. Quindi, come vedete, noi i problemi del territorio li conosciamo e li conosciamo bene. Abbiamo bisogno il 4 marzo di essere presenti. Io sono preoccupata, lo dico perché noi dovremmo trasmettere positività, certo lo facciamo perché crediamo nei nostri programmi, nei nostri valori, nelle nostre idee, sappiamo che in questo momento storico quella è l'unica ricetta possibile, ma siamo preoccupati perché affinché Valeria Zorzi, che è bravissima e che ho apprezzato e ho avuto il piacere di conoscere proprio questa sera, possa ricoprire un seggio parlamentare e rappresentare Ragusa, per Gianni Mauro, perché io, perché Mariella Muti al Senato si possa rappresentare questo territorio, noi dobbiamo prendere un voto in più dei grillini, non li sottovalutiamo. Noi a Siracusa li abbiamo sfidati in tutti i modi, abbiamo chiesto di fare confronti, non ci sono, sono degli avversari invisibili. La verità è che noi, il nostro avversario non è il candidato del 5 Stelle o la candidata del 5 Stelle, il nostro avversario è quel popolo che in questo momento fa prevalere la pancia anziché la tasca e il cervello, perché mai come in questo momento bisognerebbe votare pensando agli interessi della propria attività commerciale, della propria azienda, del proprio lavoro e soprattutto alle possibilità di rifare ripartire il paese. Allora dobbiamo invitare tutti quelli che non vogliono andare a votare ad andare a votare, perché ogni persona che sta a casa favorisce loro, li dobbiamo scovare. Se siete qui è perché ci credete come noi, assieme a noi, ma non basta, non basta, dobbiamo andarli a scovare, dobbiamo telefonare. Se ognuno di voi porta come impegno, uscendo da qui, di contattare 10-15 amici e di accertarsi che vadano a votare, che vadano a votare in modo corretto, forse avremo fatto un buon servizio alla nostra causa. Guardate, abbiamo anche sfide più importanti per il territorio, perché poi alla fine il comune, l'amministrazione comunale è quella più vicino, no? Ai bisogni del cittadino. È chiaro che se nei collegi uninominali di Siracusa e di Ragusa prevarranno i 5 Stelle, questo darà a loro una spinta a favore della loro parte politica per le prossime amministrative. Siccome io credo che sia arrivato il momento di voltare pagina anche da quel punto di vista, perché questo territorio ha diritto al buon governo, perché quando con Giorgio Assenza e con Gianni Mauro andiamo all'aeroporto di Comiso, ci vorremmo andare anche assieme a un sindaco del comune capoluogo, assieme a un presidente della provincia che parli la nostra lingua, che abbia a cuore gli stessi
interessi e abbiamo capito che comunque loro quando ricoprono cariche istituzionali spariscono, non ci possono rivolgere la parola, scappano, devono chiedere il permesso per confrontarsi con noi. Pensate che a una riunione, l'unica che abbiamo fatto a Siracusa con i 5 Stelle, abbiamo scoperto che sono a favore del ponte. Chi come Mauro lo sa, perché era al Senato della Repubblica, quando faceva l'ostruzionismo parlamentare, tra le tante cose che dicevano insultandoci, voi siete quelli del ponte, voi siete anche quelli del ponte. Adesso abbiamo scoperto che loro, pur di conquistare la poltrona, pur di accomodarsi, altro che contributo di solidarietà, pur di arrivare lì, sono pronti a tutto, a dire tutto il contrario di tutto, salvo poi però non trovarli più, perché noi li abbiamo avuti i parlamentari del Movimento 5 Stelle in provincia di Siracusa, spariti, li chiamavamo alle riunioni in prefettura per confrontarci sui temi, spariti, persone inesistenti, perché loro sono dei soldatini, ma d'altro canto i voti gli piovono dal cielo, non sanno neanche chi sono i loro elettori. Avete visto poi qualche manifestazione del Movimento 5 Stelle qui a Ragusa? Hanno organizzato assemblee come queste, incredibile, cioè loro che si riempiono la bocca di etica, di democrazia, di partecipazione, no? Tutto via social, ecco, a noi piace la vita reale. Noi sui social ci dobbiamo stare, ci stiamo, facciamo anche noi i tweet, le cose su Facebook, ma ci piace la vita reale, ci piace il confronto con le persone, quello vero, e quando sbagliamo siamo pronti anche ad accettare le critiche costruttive, sempre nel rispetto delle persone. Amici, Forza Italia, come dice la nostra bellissima canzone Per essere liberi, Forza Italia è un sentimento e tutti noi, amici vecchi e nuovi che tornano, che poi un periodo se ne vanno e poi dopo tornano in Forza Italia, Forza Italia è un sentimento per essere liberi, spieghiamoglielo, andiamo tutti il 4 marzo a votare per Forza Italia e per questa straordinaria squadra di candidati di cui io sono l'ultima. E allora io ringrazio per la loro presenza Valentina Spadaro, Katia Bruno, la nostra Linda Frasca, le donne più appassionate di Forza Italia, Valentina è anche la nostra rappresentante. Vi chiedo scusa se vi abbiamo fatto fare tardi, ma soprattutto vi ringrazio per l'affetto che ci avete dimostrato stando con noi fino a così tardi. Grazie, in bocca al lupo e forza per l'ultima settimana.